Via libera al bilancio in Consiglio Comunale di Clusone, un bilancio che risente, come del resto anche quelli degli altri comuni, delle difficoltà di quest'anno. Allo stesso tempo, come sottolineato in aula a Clusone, sono arrivati anche diversi contributi. Sì, esattamente. Ci eravamo posti due obiettivi principali. Uno di riuscire a approvare il bilancio previsionale entro la fine dell'anno e il secondo obiettivo era quello di non aumentare l'imposizione tributaria ai cittadini. Sono contento perché entrambi questi obiettivi sono stati raggiunti, quindi con il Consiglio Comunale di questa sera abbiamo appunto approvato il bilancio previsionale e abbiamo confermato le aliquote, quindi dell'addizionale IRPEF e dell'IMU. E questo non era peraltro scontato, perché come hai avuto modo di anticipare, ci sono stati importanti fattori che hanno peggiorato ancora la situazione, diciamo, finanziaria dei nostri enti locali. In primis, come vale per tutti, famiglie e imprese, è l'aumento del caro energia e dei prezzi, quindi con l'inflazione anche che c'è, che ciascuno di noi deve sostenere. Anche per il Comune questo vuol dire importanti risorse che bisogna trovare ad ogni modo. Quindi non era così scontato riuscire a trovare queste risorse. E allo stesso modo l'altro obiettivo raggiunto è stato quello anche di non fare dei grandi tagli, quindi alle richieste dei vari assessorati e dei vari settori. Quindi abbiamo confermato quel trend importante di sviluppo culturale e turistico che abbiamo iniziato, con anche importanti risorse stanziate sull'anno prossimo. Fortunatamente abbiamo ricevuto importanti contributi sia dal bandi PNRR che da contributi regionali. Nella fattispecie, negli ultimi giorni della settimana scorsa, prima di Natale, è arrivata una bella notizia di questi tre bandi a valere sul PNRR per un totale di 4 milioni e 600 mila euro. E inoltre l'altra bella notizia è arrivata praticamente il giorno seguente di due bandi invece Lombardia ogni giorno che finanziano 30.000 più 30.000 euro di spese di promozione culturale che andranno a finanziare le nostre iniziative, quindi 60.000 euro a vantaggio della cultura che l'anno prossimo, come sappiamo, ricordiamo, è un anno importantissimo perché Bergamo e Brescia saranno appunto capitali della cultura 2023 e Clusone in questa cosa ci vuole esserci anche da protagonista. Quindi ecco, il risultato di questa sera va un po' in questi termini. Ho ricordato al Consiglio Comunale che le risorse che il Comune di Clusone ha percepito dall'anno 2020, quindi da dopo la pandemia, ad oggi ammontano già adesso a 9 milioni e 200 mila euro, quindi risorse importantissime che andranno spese, alcune sono già state spese, altre verranno spese da qui ai prossimi anni fino al 2025, quindi la nostra macchina amministrativa sarà veramente impegnata in maniera straordinaria a mettere a terra questi importanti finanziamenti. Colgo l'occasione poi, visto che siamo a fine anno, per fare il mio augurio più grande a tutte le famiglie, a tutti i cittadini clusonesi di buon anno nuovo e quindi con un arrivederci all'anno prossimo.